Ehi là, bentrovati, benvenuti in questo primissimo appuntamento e forse anche unico su Pokémon Battle Factory Showdown, un fan game creato da Haxo e da Drake che riprende le meccaniche dell'azienda Lotta che si trova nel parco Lotta in vari titoli Pokémon. Direi quindi di non perdere tempo e buttarci subitissimo all'interno del fan game per vedere insomma che cosa hanno tirato fuori. E ho visto un paio di live riguardo Battle Factory Showdown e me ne sono innamorato. Peccato che nel competitivo sono una pippa. C'è un marinaio che ci sveglia per dirci che siamo quasi arrivati alla Battle Island, l'isola battaglia. Beh, siamo un ragazzo o una ragazza, ma stamattina ero ancora un ragazzo, poi non so se le cose sono cambiate. Finalmente riesco a vederti. Una visitina dall'oculista. Sono Arthur, tu come ti chiami? Ovviamente da buon intenditore mi chiamo Lonk. Lonk lo do solo quando voglio fare una cosa un po' più meme, ma va bene lo stesso. Sei Lonk, ti stavo aspettando. Ecco un paio di scarpe da corsa. Non per correre, da corsa. Ah, ma c'è un po' di gente qui oltre ai vari Pokémon. Ok. Poverino, quello ha trapassato il signore. Oh, possiamo parlare con la gente finalmente. Mi sembrava. Dico, ma non è, può essere Gardenia. E invece sì. Sorpreso di vedermi qui. Ci sono tanti altri capi palestra che ho lo showdown, la battaglia finale, insomma. Ovviamente qui se la stanno tirando un po' su quante ore hanno lavorato al giorno e fanno benissimo. Ah, questo è Wolfie Glick addirittura, ci hanno messo. Grande! Ovviamente c'è anche l'easter egg di Mew. È giusto così? Allora, di tutte le case che uno poteva entrare, va a entrare nella peggiore. Ma non devo preoccuparti, noi combatteremo, non ancora. Ci incontreremo presto, ma guarda, possiamo anche non incontrarci mai. È momento di pestare un po' di faccini. Oh, Angelo! C'è anche Angelo qui. Ciao, allenatore! Ok, sì, quello lì mi porta... Ah, direttamente. Ma io voglio parlare con lui, scusami. E questo pad mi porta al museo. Ma sbaglio, c'era anche Kissara dall'altra parte. Ah, qui quando collezioni le statue vengono messe qui, certo. E anche qui da quest'altra parte, giusto? Va bene, allora cerchiamo un po' di vincere, non lo so. Chi è Da-chan? Io sono Yono. Ho capito. Va bene, proviamo un po' una streak, dai, su, abbiamo perso troppo tempo. Livello 50 o 150? Può salvare? Yes. Ok. Vediamo un po' chi ci capita. Abbiamo... Atterini sicuramente... Allora, Excadrill... No, peggiore. Aspetta, dipende che abilità ha, però. Sandrush, devo trovare qualcuno che mi faccia la Sandstorm. Il punto è, mi capiterà poi uno che ha la Sand? Se mi capita uno che mette la Sand, Excadrill potrebbe essere la scelta migliore, ma... Meganium, Hatterini con Excadrill e Colossal. Voglio provare se magari mi capita un Pokémon che abbia la Sand più tardi, non lo so. Comunque, vediamo un po' come va oggi. Ok. Connor manda Florges e Swallow. Però cominciamo malissimo, cominciamo. Anzi, no. Andiamo a Excadrill, perché no. Mettiamo la Trick Room. Mettiamo la Trick Room, tanto siamo più lenti sicuramente. Ovviamente. Boia, che male. Mette lo screen lui, va bene. Si è scottato, quindi ha sicuramente denti stretti. Rock Slido e Dazzling Glimmo. Vai. Oh no, ti è protetto. Perfetto, vai. Rock Slide e via. E tanti cari saluti Swallow. Entrambi con la Orb, sì. Mamma mia, Basculigion. Allora, anche se mi fa paura... No. Mettiamo Colossal, Gas Steam Engine e... Expanding Force? Il Basculigion, certo! Perché no? Buono, molto buono. Pensavo avrebbe fatto un attacco... Wave Crash su Atterini! Ma perché? Ma che problemi hai? Mi proteggo con Meganium e vediamo che roba succede.
Florg serve proprio, però, cioè, allora, voglio capire tutto, ma insomma, un po' esagerato. Perfetto, perfetto, allora. Facciamo un Leaf Storm e via. Ah, dai, è questo Protect. Protect, vabbè. Accendo, mo. Sì, mi sono giocato un po' il tutto per tutto, ma vabbè. Va bene pure così. Iniziamo un po' un attimino a sfidare anche Florges, perché sennò non si fa nulla. Colossal proprio è una macchina. Non sente ragione. A sto punto sì, do anche Gothitelle e ci siamo. Tanto ho attaccato comunque Gothitelle, quindi... Ah, ah... Oh, Colossal! Colossal, quanto sei bello! Sì, vabbè, non si fa niente, Gothitelle, però... Intanto, mo, sono entrambi siddati e vediamo come va a finire sta partita. Mi sono ricaricato tutto quanto, bene. Il problema ora è che Excadrill... so cavoli... Buono, ok, facciamo quindi Leaf Storm su Florges. Dovrebbe essere non sufficiente, ma... Ok, vai in range di kill. A posto. È fatta! La prima è vinta! Magari cambio Meganium, perché... Se ci sai, è forte, ma Florges mi ha dato un bel po' di problemi. Vado con Florges, almeno posso mettere gli screen e via. Ah, c'è più gente ora. Bene, mi pare. Abbiamo Porygon Z e Reuniclus. Ok. Metto la Trick Room, anche se a Terini mi sa che costo attacco. Ecco, pensavo ci lasciasse le penne. Ah, dai, che Light Screen ha fatto il suo effetto. Bene. Ottimo, allora Helping Hand su a Terini e Expanding. Anzi, lo facciamo Dazzling Gleam su entrambi, vai. Tombola. Ora, se mi attacchi Florges, ti ring... No, no, non... È a Terini che non gli piace. Vabbè, Reuniclus. Però intanto un bel po' di dannetti l'ha fatti, dai. Oh, sta boom. Vai con Heat Wave. Ritira? Bronze. Peggio! Peggio per lui! Peggio per lui, allora! Oh no, mi blocca l'oggetto. La Weakness Policy! La polizia Weakness! No! Oddio. Ok, fanno più veloce comunque per grazie a Trick Room, quindi. Però, oh, Obstagoon niente, non cede, eh. Dai, attacca con Moonblast e via. Oh, questa era facile, dai, questa è troppo facile. No, non cambio niente, è perfetto così il team. Cioè, per ora, ovvio. Se poi incontro qualcos'altro. Oh, c'è Blade tra gli spettatori, wow. I miei pantaloni sono pesanti. Chi è che lo dice? Sidonia, è Sidonia, avrai le palle grosse, che ti posso fare? Indeedy e Quagsire. Vabbè. Iniziamo subito, dai. Aia, anche la Dazzling è più veloce lui. Pensavo di essere più veloce io, veramente. Per questo non ho fatto... Trick Room. Vado ancora con Helping e Dazzlo. Ah, ora sono più veloce. Vabbè, sì, è un po' strana la faccenda qui. Ma tanto l'attacco speciale rimane quello, rimane col burn. Ok, allora, mi sa che Atterini per il momento può anche stare così, che tanto se ne va. Moonblast su Quagsire che mi fa molta paura. Proteggo. Tengo un turno il Pokémon in campo in più, almeno... Sto più protetto. Non è un gioco di parole che volevo fare, ma è uscito così. Vabbè, vado con Light Screen che dovevo fare fin dall'inizio. Ah, Terini ancora regge! E ora non più, Liquidation, e ciao. Mando Colossal, almeno a Steam Engines, mi fa un attacco d'acqua. Cavoli so, e poi c'ho anche la Weakness Policy. Stiamo alla grande. Moonblast su Golisopod e Power Gem su Indeedy. Beh, dai, dai. Grande, grazie, guarda, proprio, guarda, perfetto, non potevo chiedere di meglio, guarda, un KO, vai, perfetto, Steam Engine, Weakness Policy, niente, non ce ne frega niente,
Andiamo di Rockslide con un po' di Helping Hand. Indeedy, va bene, se ne va. E Golisopod di poco. Accidenti, questo mi fa Liquidation, mi sfascia. Ah, ma va bene. Cioè, deve rimandarlo in campo poi anche forse, quindi non capisco. Vabbè. Faccio un po' di Protecto per questo turno. Oddio, Meganium con il senno di poi. Leech Seed, aveva Leech Seed. Vabbè, Excadrill è più veloce e Golisopod se ne va. Perfetto. Va bene così. Golisopod era molto pericoloso. E mo sta Kataka però. Vabbè, metti acciaio contro Fairia, ovvio. Terremoto. A posto. Andata. La torre formata dalle Xbox è crollata. A posto. Non era un peto. Perché si è cagato addosso. Numero 4, vai, vuoi cambiare Pokémon? Oddio, Golisopod mi ha fatto paura. Ma con posto di chi lo metto? Scambio Atterini e mi prendo Golisopod, vai. Non è la scelta migliore, ma tanto è un gioco. Cofagrigus e Crodant. Bello Crodant. Vai con gli Screer. Ah! Mamma mia Crodant, che cattivo. Ok, mammi, va bene. Non fa niente, non fa niente. Usa il tricco della room. Il pugno sacchico. Vediamo un po'. Come fa lì? No, will fa il Willow. Porca vacca. No, se Crodant danza è da mandare via assolutamente. Un blast su Crodant e... Oddio, Sanguisuga. E Leech Life? Sempre su Crodant. Ok, cosa? Ah, perché ho mammi, certo. Ok, vai, grande Florgas. Oh, grande, grande, buono, buono, buono. Anche con la scottatura. E ciao Crodant. Oh, bene. Difesa di cartone proprio. Ecco, Ursaduna invece non mi piace più già. Moonblast sul Grigus e... Liquidation su Ursaluna. Ecco. Golisopod, mamma mia. Buono, buono. Ok, ecco, Fagrigo protegge. Headlong Rush. Neanche a provarci. È una cosa assurda, guarda. Niente, non riusciamo proprio a tenerlo in campo con una mossa super efficace. A parte vabbè, burnato, arrivo qua. Ah, vabbè, a me è andato KO, dai. Allora, in teoria... Oh, bene, il Grigo non se ne va, ma... No, si ricarica con queste baccacce. Vabbè, Golisopod ormai era andato, dico, finisco io, lo finisco. Ok, Cofagrigo se ne va. Ma non del mais, del mais mi fa paura. Uno contro uno. Mi sfascia probabilmente. Ha flinciato! Ma quale culo! Ma quale! Ha flinciato! Mamma mia. No, Poldo? Oh mamma mia, Greninja. Ma perché Greninja? Scarmoli, poi vabbè, ovviamente. Moonblast su Greninja e Liquidation su Scarmoli. Beh, è un problema. Uccellaccio coraggioso. E ciao. Oh, resiste! Resiste! No, no, non te ne andare. Vabbè, allora,
Proviamo l'ultima volta Colossal, se resiste a un attacco d'acqua, se riusciamo a fare Steam Engine e Weakness Policy, anche se non ci credo molto. Non ci credo per niente. Però l'attacco speciale di Greninja cala. Ed è perfetto. Heat Wave. Si protegge, fai protetto. Va bene. Vabbè, sì, non mi interessa, voglio attaccare Skarmory, infatti. Oh. No, Chance e Operation, no. Dato che non può fare doppia protect. Facciamo così. No, Dark Pulse, wow. È un genio. Andato Greninja, vai! Sa che Steam Engine neanche stavolta lo attiviamo. Oh, movimento seismico! Bravo! Helping Hand, Earth Power su Mach. Godo. Godo perché non me l'ha mandato KO. Però è più veloce Mach. Facciamo allora Moonblast su Mach e Protectio su Colossal. Tanto per sprecare un altro turno. Vediamo un po' Mac che succede. Meglio. Beh, super efficace, mo non credo. Cioè, nel senso, voglio un numero esatto di punti salute, non è che serva. Allora, Helping Hand, Liquidation. Beh, più quanto è veloce sto Chansey? È diventato. Pensavo meglio. Ma mo è lento. Ah, forse ha rapidartigli. No, non può avere rapidartigli, dai. Non esiste. Chi lo farebbe? Un malato di mente. Potevo farlo prima Leech Life, avrebbe funzionato uguale. Con la difesa scarsa che ha Chansey. Chi ha detto che non posso... Beh, Pardini? Perché conosco tutte quante le citazioni? Life screen, mi sento di attivarlo ora. First impression su Meowstic. No, fake out. Va bene. Hai Sasho, me l'aspettavo che avesse Sasho. Fatto di carta. Vai call. Mette lo screen a posto. Va bene. Florgas evita l'attacco. Oh, la weakness. Mo si prende un Earth Power Rampardos che lo sfascia in teoria. Buono. Un Sylveon. Heat Wave, attacco entrambi con Helping Hand. Ok, resiste. Fa la Call Mind, non importa. Vediamo quanto gli facciamo. Vabbè, Rampardos, ciao. Pensavo meglio Sylveon. Proteggo. Wow. Ce l'hanno con Colossal, ce l'hanno, eh. E vabbè, ce l'avete con Colossal, va bene. Proteggo con Florges, Earth Power, tanto per... Va bene, è giusto così. Non mi frega niente, sinceramente. Cioè, ha sprecato proprio il turno, poteva farlo prima. Va bene. Liquidation, vai. Attacca. A posto. Pardini. Sapevo, grande Axo. Bellissima. Vai, numero 7. Non scambio niente, va benissimo così la squadra. Ora chi c'è? È il numero 7, gli spalti sono gremi di persone. E c'è anche, se non sbaglio, Tonks, là in alto, a guardarmi lottare. Grande Tonks. Sabrina.
Va bene, sì, un capo palestra ogni streak c'è. Se arrivo alla streak, certo. Il Pokémon metallo mi piace moltissimo. Moonblast su Metagross, no. Metto light screen e faccio first impression su Farigiraf. Mi sa che è finita qui. Già da come inizia non mi piace. Inizia malissimo, inizia. Molto molto male. Il sapero? No, fa protegge. Porca miseria. Vabbè. Giusto, giusto, è giusto. Heathwave e... Iron Head? Non male, non male. Aia, Meteor Man. Vabbè, no, no, pensavo di meno. Ok, mamma mia. Perfetto, perfetto. Dato che Farigiraf attacca dopo. Burnato. È burnato. Latias. Heathwave per entrambi. E Iron Head su Latias. Perché è più veloce. Ovvio. Vabbè, però se andasse KO ora. Grande. Allora. Se mi attacca Colossal... ma comunque è una schifezza. È comunque una schifezza. No, no. Oh, che palle. Ah, vabbè, dai, però... Doveva resistere alla fine. Ma proprio a perdere per l'ultima. Ah, che fastidio. Certo però che arrivare all'ultima lotta e perdere è proprio da nabbi.